Siamo con Stefania Scari, oggi una conferenza stampa per tornare a fare luce sulla vicenda del giudice Paolo Adinolfi, scomparso 30 anni fa. Sì, sono 30 anni in realtà di silenzio che deve essere interrotto. Noi l'abbiamo fatto con un'interrogazione parlamentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Giustizia per ovviamente sapere cosa il Governo abbia a disposizione, anche ovviamente di segretato, per poter riaccendere delle luci su una scomparsa che ovviamente non si tratta di sparizione volontaria, ma sicuramente di sequestro e omicidio con collegamenti con la criminalità organizzata, alla luce del delicatissimo lavoro che il dottor Adinolfi svolgeva in tema di materia fallimentare e quindi con anche indagini su potenti società legate anche a soggetti dentro alla criminalità organizzata. Noi pretendiamo una risposta alla nostra interrogazione parlamentare e soprattutto abbiamo chiesto anche di dare vita a un gruppo di lavoro in commissione antimafia, visto che l'antimafia ha gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria per audire persone che ad oggi non sono mai state sentite, che potrebbero invece fornire elementi utili in sinergia tutto questo con la magistratura. Tutto perché non bisogna mai smettere di pretendere verità e giustizia.